Piste i mezzofondisti impegnati sui 1500 metri. Gli italiani si aspettano molto da Arese, il nuovo astro del mezzofondo azzurro. La possibilità di correre insieme al primatista mondiale, il fenomenale americano Ryan, offriva ad Arese l'opportunità forse di migliorare il suo record italiano. Ryan invece ha rinunciato alla gara, ma per gli specialisti azzurri è ugualmente una serata ricca di soddisfazioni. Lo statunitense Day conduce la corsa ad un ritmo abbastanza sostenuto. Arese segue l'americano da vicino, mentre l'altro azzurro, Finelli, non cede di un passo nei confronti di Arese. Ultimi 100 metri, Arese si porta al largo di Day. Sembra quasi che non ce la faccia passare. Sui due piomba improvviso Finelli, che stimola ancor più l'orgoglio di Arese. I due italiani si staccano in una bellissima volata tutta azzurra. Primo Arese, Finelli è secondo, nettamente distanziato Day. Il risultato tecnico è di valore internazionale. Tre primi, 40 secondi e 5 per Arese, che stabilisce il nuovo primato italiano. 3, 40 e 7 per Finelli, che uguaglia il precedente limite di Arese. Il mezzofondo italiano è ormai una realtà.